Radio Radicale, siamo in collegamento con Enrico Costa di Azione, membro della Commissione Giustizia della Camera, per commentare l'esito del processo di appello sulla trattativa Stato-mafia, sentenza che è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, che ha assolto sulla questa trattativa gli ex ufficiali dei ROS Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell'Utri, accusata di minaccia a corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati, lo ricordiamo, a pene severissime, dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca, pena ridotta al boss Leo Luca Bagarella e confermata la condanna al capo mafia Nino Cina. Allora, si tratta di una sentenza di appello che ribalta il giudizio di primo grado che è durato molto di più. Allora, senta, onorevole Costa, le volevo chiedere un giudizio su questa sentenza. Beh, come tutte le sentenze si rispettano e devo dire che però va registrato ancora una volta come diciamo, vadano rispettati i principi costituzionali. I principi costituzionali sono quelli della presunzione di innocenza e quelli in base alla quale soltanto diciamo, le sentenze accertano la colpevolezza soltanto quando sono definitive. Qua mi pare che nel nostro paese lo sport preferito sia quello già fin dall'indagine di attribuire dei marchi di colpevolezza. Figuriamoci in questo caso quando diciamo, ci sono generali dei carabinieri che si sono visti attribuire delle pene consistenti. Quindi oggi la Corte d'Assise d'Appello ha diciamo, ribaltato queste sentenze, come peraltro fanno le corti d'appello nel 48% dei casi, e riformano in tutto e in parte le sentenze di primo grado. Ecco, questo ci deve insegnare innanzitutto questo fatto, quello che finché non c'è una sentenza definitiva, le persone devono essere rispettate nel loro essere presunte innocenti. È chiaro che questo, tra l'altro, è un processo che ha diciamo, impegnato moltissime diciamo, risorse, diciamo, moltissimi magistrati, moltissimo personale della polizia giudiziaria e in molti casi ha anche rappresentato per molti di questi magistrati il palcoscenico sulla base del quale poi lanciarsi in politica, lanciarsi diciamo, in ruoli che sono nel Consiglio Superiore della Magistratura o altro. E quindi è evidente che diciamo, non, diciamo, bisogna ovviamente tenere conto del fatto che le inchieste, anche quelle più altisonanti, debbano essere diciamo, non troppo spettacolarizzate, perché la spettacolarizzazione, io penso a coloro che sono stati assolti e sono diciamo, invece stati prima indagati, poi rinviati a giudizio, poi condannati in primo grado, sarà molto difficile riuscire a riavvolgere il nastro della loro vita, delle loro sofferenze, dei loro travagli familiari, perché non dimentichiamo che sono stati sbattuti molto spesso in prima pagina, hanno avuto delle sofferenze e diciamo, purtroppo il nostro sistema non è in grado di garantire che chi poi viene assolto, e se è assolto significa che è innocente, possa avere restituita la reputazione e la vita che aveva prima di quei momenti. Senta, però questo è uno dei processi, diciamo, che ha fatto discutere di più, insomma, lo Stato che processa se stesso per una presunta trattativa. Sì, ma devo dire, io al di là del capo di imputazione, che effettivamente evidenzia una sorta di cortocircuito, io dico che questo è stato un processo che diciamo, è stato una sorta di palcoscenico, e molti dei protagonisti da questo palcoscenico hanno tratto il volo
per le loro carriere o politiche o all'interno della magistratura. Sono stati considerati, cioè alla fine molti magistrati non erano identificati per essere, che so, magistrati appartenenti alla procura di Palermo, erano i magistrati della trattativa. Il giudice, magari il GIP, non era il GIP di Palermo, era il GIP della trattativa, cioè in sostanza quasi che fosse un diciamo una qualifica particolare o un trampolino per le loro carriere. E questo diciamo fatto ovviamente nell'ambito di un processo che adesso abbiamo visto l'epilogo che ha avuto. Senta, anche forse quelle carriere diciamo che sono state lanciate sulla base di queste accuse, magari sulla base della sentenza di primo grado, forse andrebbero anche un po' riviste. Vuole dire qualcosa su Calogero Mannino, che era stato che era entrato in questa vicenda, che insomma ha fatto il rito abbreviato ed è uscito assolto da tutto e da tutte le accuse? Poi lei mi aveva detto questa cosa del 48% dei ribaltamenti delle sentenze d'appello, ma qui ci troviamo di fronte a un processo di primo grado che è durato una decina d'anni, che poi è stato smontato in 2 anni e mezzo. Sì, ma certamente non l'abbiamo visto, e proprio per questo dico, quando si dice che il processo è una pena, indipendentemente da come finisca, questo è il punto. La riforma Cartabia ha inserito nell'ordinamento un principio molto importante, quello che per mandare a giudizio una persona deve avere la ragionevole probabilità della condanna. Significa che chi chiede il rinvio a giudizio e chi dispone il rinvio a giudizio deve pensare che ci sia la ragionevole probabilità della condanna. E se poi la condanna non c'è, probabilmente ha commesso un errore o una prognosi sbagliata, e questo dovrebbe cominciare a incidere un po' sulle carriere, perché se non incide sulle carriere, se tutto va bene e l'unico che paga è il cittadino che entra nell'ingranaggio della macchina giudiziaria, allora io penso che qualcosa da rivedere ci sia. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Enrico Costa di Azione, col quale abbiamo parlato della sentenza di appello della Corte di Assise di Palermo sul processo sulla trattativa Stato-mafia. Grazie. Grazie.